Cristiano Vignali per Agenzia Stampa Italia, siamo in compagnia del giornalista Giovanni Fasanella che ultimamente ha scritto un libro che è uscito proprio recentemente in libreria sul caso Moro, Il Pazzo del Moro. Perché lei parla di Pazzo del Moro? Perché mette insieme tante tessere raccolte nell'arco di 40 anni dalle fonti più diverse, archivistiche, giudiziarie, commissioni parlamentari d'inchiesta, testimonianze dei protagonisti, memorialistica, fonti storiografiche, e mettendo insieme tutte queste tessere emerge un quadro complessivo entro cui si è consumata la tragedia Moro. Ma cosa è venuto fuori e perché la politica di Moro era scomoda a qualcuno e la politica italiana in genere di quegli anni? È venuto fuori in modo documentato, a dispetto di tante fesserie e sciocchezze che si dicono ancora in queste settimane sulla vicenda Moro, e cioè che si trattò soltanto di una vicenda italiana, che l'Italia del periodo moroteo era un problema per il mondo intero, oltre che per una gran parte della destra economica, politica e degli apparati del nostro paese. E se lei mi chiede di sintetizzare in poche parole che cosa è accaduto, io le dico questo: si è trattato di un atto di guerra condotto da interessi internazionali contro la politica morotea, la politica interna e la politica estera, soprattutto quella mediterranea di Aldo Moro, con la complicità condotto questo atto di guerra con la complicità di quinte colonne interne. Ho già fatto riferimento prima alla destra, a una parte della destra più reazionaria, politica, economica e degli apparati, utilizzando gli udi idioti delle Brigate Rosse. Quindi, secondo lei, chi e che cosa, chi ha ucciso Moro e per quale motivo, secondo lei? Beh, chi lo ha ucciso, diciamo proprio Materialmente, chi ha ucciso? questo è oggetto ancora di indagini da parte della stessa magistratura, quindi io non lo so. Quello che le posso dire sicuramente è che c'era un groviglio di interessi interni e internazionali, e li ho citati prima, magari potrò essere ancora più preciso, che che odiavano Moro a tal punto da volerne anche l'uscita di scena, l'uscita dalla scena politica italiana. Allora, c'erano, partendo dagli interessi internazionali, innanzitutto la politica del disgelo, che non era un inciucio di governo tra Moro e il Partito Comunista di Enrico Berlinguer, creava dei problemi sia all'Unione Sovietica agli Stati Uniti d'America. Questo emerge in modo incontrovertibile, ripeto, nonostante le fesserie che persino storici, opinionisti di giornali continuano a spargere a piene mani, emerge da documenti di archivi americani in cui ci sono relazioni, ci sono telegrammi, ci sono analisi, ci sono lettere che si scambiarono le varie amministrazioni e le sedi diplomatiche a Roma, e non solo, da quale risulta appunto che un eventuale ingresso del Partito Comunista Italiano nel governo italiano, anche se questo non era l'obiettivo di Moro e neppure di Berlinguer, era, diciamo, il risultato di un processo che si sarebbe dovuto svolgere nell'arco di
ingresso del Partito Comunista nell'area di governo si sarebbe creato un problema per l'Alleanza Atlantica, perché Kissinger e le amministrazioni americane temevano una parte, non tutte naturalmente, perché poi il colore di una presidenza faceva la differenza. Un conto era un repubblicano di destra e un altro conto invece era un democratico liberal. Comunque, per tornare al tema, un eventuale ingresso del Partito Comunista nell'area di governo in Italia avrebbe creato una seconda Jugoslavia nel Mediterraneo, avrebbe accentuato tendenze neutralistiche in un'area che stava diventando sempre più importante, sempre più strategica, influenzando anche altri paesi di quei rivieraschi come la Spagna, la Francia e la Grecia. Quindi, lei ritiene, dottore, lei ritiene che quindi l'Italia fosse sul procinto, nel caso di un compromesso storico, diciamo, di uscire fuori dalla NATO e di diventare... No, questo problema non esisteva, però evidentemente esisteva il problema di una politica che avrebbe fatto il governo italiano con il Partito Comunista, soprattutto una politica mediterranea e una politica terzomondista, sicuramente, pur restando all'interno della NATO. Non bisogna mai dimenticare quella famosa intervista concessa da Enrico Berlinguer a Giampaolo Pansa, in cui il segretario del PC disse che si sentiva più alla sicuro sotto l'ombrello atlantico che non sotto quello del patto di Varsavia. Non c'era un rischio reale di un'uscita del PC dalla NATO, anzi, paradossalmente Kissinger dice, questo perché lo si legge nei documenti, Kissinger dice che a noi non interessa quanto sia autonomo il PC italiano dal blocco sovietico, cioè questo è un problema di cui proprio del tutto secondario. A noi interessa il fatto che una forza politica con quelle posizioni di politica estera sul Mediterraneo e sul Terzo Mondo avrebbe creato sicuramente dei problemi. E questa era anche la preoccupazione, ecco, per arrivare al secondo scenario, di altri paesi alleati come la Francia e il Mediterraneo. Nei tantissimi documenti trovati a Londra emerge con estrema chiarezza, guarda che parlo di documenti e non di chiacchiere, cioè documenti ufficiali dei governi, dei servizi segreti, della diplomazia, delle grandi imprese economiche della Gran Bretagna, in cui analizzano la situazione italiana e si capisce con estrema chiarezza che la loro preoccupazione è la politica estera italiana nel Mediterraneo e che questa politica estera italiana nel Mediterraneo raggiunge il suo punto di maggior pericolosità dal punto di vista degli interessi britannici proprio nel periodo moroteo e proprio nel periodo del dialogo tra Moro e Berlinguer. Il punto, anche per gli inglesi, non era il PC nel governo, perché sapevano benissimo anche loro, e lo dicono in un documento perché l'avevano saputo da loro fonti interne ai vertici dello stesso Partito Comunista, perché li avevano informatori, e dicono loro stessi che il Partito Comunista non ha alcuna intenzione di andare al governo, ma il dialogo tra Moro e Berlinguer diciamo era cementato non solo da un obiettivo di politica interna che prevedeva in prospettiva nel lungo periodo una evoluzione del sistema che avrebbe portato a uno sblocco della democrazia italiana, creando quel sistema dell'alternanza tra una forza progressista e una forza moderata alla guida del governo come in tutte le democrazie europee. Ciò che temevano gli inglesi, anche i francesi, era un'altra cosa, era cioè che intorno alla politica estera italiana, in modo particolare intorno alla politica mediterranea,
e del terzo mondo, cioè di quelle aree dove erano concentrate aree petrolifere, aree ricche di materie prime, dove erano concentrati gli interessi coloniali della Gran Bretagna, il dialogo tra Moro e Berlinguer avrebbe, uso adesso proprio una frase testuale dei loro documenti, avrebbe allargato per la prima volta nella storia unitaria del paese la base di consenso popolare alla politica estera italiana. E quindi le faccio un'ultima domanda prima dei saluti. Alla luce di quello che lei ci ha esposto, qual è stato, cioè lei che idea si è fatto sulla natura politica delle Brigate Rosse, alla luce di quello che appunto ha potuto anche ricercare, che ha potuto vedere nel corso di questi 40 anni anche di attività giornalistica? Le Brigate Rosse erano rosse, almeno diciamo quelle originarie, nacquero cioè da una tradizione politico, ideologico e culturale che era quella di una parte della sinistra insurrezionalista italiana, quella sinistra comunista che accusava Togliatti prima e Berlinguer poi voler fare una politica compromissoria col nemico democristiano e di voler tradire quindi gli ideali della rivoluzione socialista. Cioè, quindi quella è la radice delle Brigate Rosse. Però sarebbe da ipocriti, sarebbe da persone in malafede negare che le Brigate Rosse agirono in un determinato contesto in cui trovarono interlocutori anche in un mondo esterno e lontano dal proprio. Per usare un'espressione ancora più brutale, erano un'organizzazione di sinistra, ma in qualche misura contaminati da interessi esterni alla sinistra. Dottor Fasanella, la salutiamo, la ringraziamo. Da Cristiano Vignale è tutto per Agenzia Stampa Italia. Grazie.